Grazie a voi innanzitutto, grazie a per tutti. Presentare qui a mattino questo festival e ringrazio anche per la sensibilità che hanno avuto, magari non vorrei dirlo, però chiaramente per entrare ci sarà un ticket da pagare, loro hanno deciso, di loro spontanea volontà, di non far pagare i cittadini di mattino. E questa è una cosa molto bella, perché che cosa comporta? Che vogliono già subito restituire qualcosa alla città. E noi speriamo invece che la città possa rispondere, ma ne siamo certi, possa rispondere in maniera spontanea, in maniera che dia anche la forza per organizzare il festival. Perché dico grazie? Perché loro ci raccontano e a volte noi non riusciamo più a vedere o a vederci per quello che siamo. E noi ci siamo ritrovati in quei racconti, in quelle narrazioni. E dico grazie per come ci hanno raccontato anche. C'è un pezzo, diciamo, sul vostro sito dove c'è uno dei vostri intervistati che dice assaggiare i colori. E nei video, nelle fotografie non riusciamo ad assaggiare la luce del sud. Questo è quello che siete riusciti a trasmettere. E poi sono singoli racconti che però stanno dentro un ordito, una trama, un racconto collettivo, un cammino collettivo. Cioè di una terra che si riconosce. Qualcuno l'ha definita, ho preso questo appunto perché mi piace molto, innovazioni meridiane, e riprende il pensiero di Cassano, di un sud che si ripensa da solo, che si reinventa da solo e che non aspetta di stare in una parabola di progresso disegnata da altri. Questo narra il sentimento che porta in giro quando fa presentazioni di questo genere. Un saluto al sindaco di Matino, che ha fatto uno straordinario lavoro in questi anni e continua a farlo con la sua competenza e con la dedizione che mette per la sua città e apprezzata dalla sua comunità. Solo per dirvi che se stiamo tutti insieme oggi è perché qui a Matino oggi un insieme di talenti raccontano il loro punto di vista su una questione ben precisa, che ha raccontato la nostra identità ed è anche la pietra miliare oggi della promozione che il Salento e la Puglia fanno in giro per il mondo. E vedo qui le luminarie. Un grande interesse da parte della gente verso le iniziative espositive che riguardano la fotografia. Mi sono chiesto il perché. Diciamo che è un mio dovere porre il gestendo, diciamo, alcuni musei della nostra regione. Ci siamo, con gli altri colleghi, diciamo, ci siamo posti il perché di questo nuovo interesse verso l'arte fotografica. E la risposta che mi sono dato è che in effetti la cultura più delle altre arti e la fotografia più delle altre arti non è retorica, ha la capacità di rappresentare il tempo che viviamo, i tempi che viviamo senza retorica, con oggettività. E io credo che quello di cui abbiamo bisogno oggi, l'umanità intera, è quello di interpretare il mondo che ci circonda senza nessuna retorica, con l'intelligenza di comprenderlo e anche la forza di cambiarlo. Questa frase faceva parte delle primissime email che ho ricevuto dal team. Ciao a Veronica, Flavio, Frank e Gabriele. Faceva anche parte della risposta alla mia domanda: qual è la vostra visione del festival? And this was the entire reply. Since its first edition, East Photo Festival wants to identify the photographic medium as the meeting point between artistic innovation and culinary tradition. Between local ecosystem and global landscape, food is a fundamental aspect of our Italian and especially local culture. Concerning lifestyles, traditions and imagery, food is identity. E questa è stata la risposta completa. Sin dalla sua prima edizione, l'East Photo Festival si propone di identificare il mezzo fotografico come punto di incontro tra innovazione artistica e tradizione culinaria, tra ecosistema locale e paesaggio globale. Il cibo è un aspetto fondamentale della nostra cultura italiana e soprattutto locale, sia per quanto riguarda gli stili di vita che le tradizioni e l'immaginario. Il cibo è identità. Un linguaggio universale che connette le persone, un linguaggio che è comprensibile immediatamente
e che è in grado di dare un grandissimo effetto. And this is also what food is able to. E questo è quello che è esattamente in grado di dare anche il cibo. Nearby land. For this reason I consider it more than fabulous that here in Martino photography and food are brought together for both in combination to take the most possible effect when it turns to opinion and attitude. Per questa ragione io considero che è molto più che fantastico stare qui in Martino. Con tutte le persone che lo hanno reso possibile, e che, perché prima di tutto il festival è fatto di persone e poi è fatto di una comunità, e vogliamo entrare a far parte di questa comunità vivamente, perché realizzare un festival, come ho detto più volte, significa entrare a far parte di una comunità. Quindi grazie e lascio la parola a te per le conclusioni. La visione dal nulla. Cortona, che è una cittadina turisticamente molto 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 conosciuta, con un'architettura molto medievale. Ho detto, perché non trasportare un format molto simile, insomma, a Cortona on the Move, al festival, in un centro del Salento, al sud del sud dei Santi, come dice il presidente Donato Metallo, e che magari guardi verso il Mediterraneo, che abbia sicuramente una struttura architettonica completamente diversa dalla loro, ma che possa, con queste case bianche e basse, bianchissime e basse, riflettere quella luce, insomma, che in qualche modo poi è l'elemento chiave della fotografia, no? Quindi nasce questo primo approccio 4 anni fa. Arriva il Covid con Veronica e arriva il Covid e spazza via ogni possibile idea di realizzazione di un festival la mattina. Nel frattempo, 2 anni fa, quando, insomma, siamo stati tutti reclusi forzatamente in casa durante il primo lockdown, arriva violentemente un'altra esigenza, che era quella di partito da un concept molto, come dire, tra amici, insieme a Gabriele, con il quale condividiamo il nostro studio, a Totò e a mio fratello, e a Francesca, che paga la vita a tutti completamente. Abbiamo ascoltato delle storie meravigliose che ci sono entrate sotto pelle e che ci stanno dando la direzione giusta per andare avanti negli altri progetti. Quindi questo primo progetto, da cui è nato un libro fotografico, insomma, è anche un progetto digital molto importante, e con un'installazione dentro il Museo Castromediano, ringrazio per l'ennesima volta il direttore Gigi De Luca che ci sta ospitando, realizzata da Officine Tamborrino sul disegno degli architetti Nicolò Levaschi e Federica Russo dello Studio Valarchi. Perché ci serviranno per un futuro e per poter crescere. Da domani fino a domenica ci saranno varie attività in paese. Per quanto riguarda il fotofestival, vi vedremo domani in piazza, ci sarà il concerto di Renzo Rubino con la banda delle gnostre qui in questa piazza, quindi vi inviteremo anche a questo evento, che sarà, diciamo, un momento di convivialità forse tra tutti quanti intorno a questa esposizione fotografica. Grazie a tutti. Il luogo è sorprendente davvero. Però non c'è l'audio, però.